Buongiorno, sono molto grato al segretario generale dell'Ocse, anche il Gurria, della visita e dell'incontro di lavoro che abbiamo appena realizzato al termine di una giornata che ha visto l'incontro stamattina al CNEL sul rapporto dell'Ocse sui temi che hanno a che fare appunto sul lavoro, sul lavoro dei giovani, l'enorme anticorruzione, il quadro di lavoro. Nell'incontro che abbiamo svolto adesso abbiamo stabilito, e sono molto contento che questo incontro sia avvenuto nei primi giorni di partenza del nuovo governo, abbiamo stabilito un percorso di lavoro comune con l'Ocse. Il percorso di lavoro comune farà sì che su molti dei temi che stanno a cuore a questo governo lavoreremo insieme, governo italiano, Ocse, i singoli ministri con l'Ocse stesso, e in particolare i temi sono tanti, ma mi permetto di segnalarne uno che è il tema che sicuramente in questo momento a noi sta più a cuore, che è il tema delle politiche contro la disoccupazione giovanile, le politiche per far bacar la disoccupazione giovanile. Quindi il tema del quale abbiamo più discusso e il segretario generale Gurria ci ha già dato una serie di indicazioni, abbiamo creato un gruppo di lavoro congiunto tra l'Ocse, la Presidenza del Consiglio e il Ministero del Ministro Giovannini per mettere a punto le idee con le quali lavorare per aiutarci a far sì che il prossimo Consiglio europeo trovi iniziative molto forti nel campo della lotta alla disoccupazione giovanile. Questo vale sia per iniziative europee, vale ovviamente anche per iniziative nazionali. E quindi io sono molto grato a Angel Gurria di questa disponibilità. Comincia adesso un percorso, un lavoro. Ho citato questo tema della disoccupazione giovanile che, come avrete capito anche da quello che ho detto stamani, da quello che ho detto ieri a Parigi, l'altro ieri a Berlino, ieri sera e stamattina a Bruxelles, rappresenta per noi la lotta alla disoccupazione giovanile, la stella polare dell'azione e della vita del nostro governo. C'era scritto nel programma che ha ottenuto il consenso delle Camere, sarà l'ossessione giorno per giorno della nostra azione di governo e fine giugno, il vertice europeo, vorremmo che fosse un vertice europeo dedicato a questo tema. Ne ho parlato già con il Presidente Van Rompuy, ne ho parlato con il Presidente Barroso, ne ho parlato con i primi ministri che ho già incontrato, quindi con Merkel, Hollande, con Di Rupo, ne parlerò lunedì col Presidente Mariano Rajoy, perché sarò a Madrid per parlare di questo. E anche un grande problema di disoccupazione giovanile. Anche in Spagna, come in Italia. Quindi il tema di questo nostro sforzo è un tema che metteremo al centro. E quindi sono molto grato all'Ocse per questa disponibilità a aiutarci, a darci una mano con le best practices che possono essere individuate e soprattutto l'elaborazione. Il gruppo di lavoro congiunto, la task force, Ocse, Presidenza del Consiglio, Ministero del Welfare, lavorerà rapidamente in questi giorni, in queste settimane, per cercare di mettere a punto le idee con le quali andremo al confronto con gli altri paesi e al Consiglio europeo di giugno. Grazie tante, Presidente, grazie per l'opportunità di partecipare con lei il lavoro che facciamo già con l'Italia da tanti anni, ma che in questo momento diventa particolarmente importante perché c'è una coincidenza enorme nelle sue priorità e il lavoro che stiamo in questo momento sviluppando, non soltanto a livello bilaterale, con l'Italia naturalmente in molti aspetti, ma soprattutto a livello europeo e a livello internazionale e globale. Vorrei dire che in quello che si riferisce alla disoccupazione giovanile mi è piaciuto moltissimo, come ha detto, la stella polare della politica italiana e la politica economica italiana, ma io voglio prendere può essere l'espressione, non li pago diritti di autore, ma in tutto caso
Ma questo naturalmente è il grande problema non soltanto economico, ma sociale e politico e della disuguaglianza, molto difficile parola questa, la questione dei giovani. Normalmente abbiamo nella zona euro come 12% di disoccupazione e il promedio di disoccupazione dei giovani è come più o meno il 24-25, qui come lei dice c'è 36-38, e naturalmente che questo significa che a livello italiano soltanto si deve lavorare, ma è un problema in tutto il mondo. Abbiamo parlato con il Presidente del Consiglio anche integrità, lavoro sull'integrità, trasparenza, facilitazione della pubblica amministrazione, questione del medio ambiente, questione di politica lavorale in generale. Abbiamo parlato anche di una, diciamo che una felice coincidenza che abbiamo lavorato già con molti paesi europei nel passato e nel G20 in molti di questi soggetti e che continueremo a lavorare con l'Italia. Adesso una ultima parola per dire: noi siamo convinti che l'Italia ha fatto un grande sforzo nel piano del consolidamento fiscale e crediamo che quasi già là. Oggi ha detto il ministro Saccomanni che la prima cosa che vuole fare è finire con l'accordo del deficit eccessivo con gli europei. Ma questo è possibile? È così di dire che siamo già là, che vuole farlo perché si vede già il fine, la luce al finale del tunnel? Questo naturalmente vuol dire che c'è uno sforzo enorme che deve consolidarsi, che deve continuarsi. Ma naturalmente non è soltanto una questione fiscale di ammigliorare i risultati del bilancio, ma perché l'Italia naturalmente ha un debito alto come proporzione dal PIL, ma anche di trovare la maniera di recuperare la crescita, di recuperare con la crescita le possibilità per le giovani, le possibilità di ammigliorare tutte le risultati sociali di un paese come Italia. E dopo ci sono questioni nell'aspetto del governance, questione di trasparenza, questione di facilitazione della pubblica amministrazione e anche questione di maniera più generale, come abbiamo parlato, dell'anticorruzione, eccetera. Adesso siamo presti, Presidente, per lavorare con lei e per lei in tutti questi aspetti e di aggiungere il nostro appoggio, il nostro sforzo, l'esperienza allo sforzo di questo governo che comincia in questi giorni e che già ha cominciato in una maniera così dinamica con il Presidente in tutti questi paesi. Uno leggeva la stampa e diceva è stato a Parigi, già stava a Berlino, è stato a Berlino, già stava a Bruxelles. È per scappare. È per scappare, no. No, ma è molto importante perché naturalmente il contesto europeo, e con questo finisco, ho detto oggi nella presentazione che le spalle del Presidente sono forti, ma che non è sufficiente il carico per l'Italia, ma anche del successo dell'Italia dipende molto il successo e il futuro dell'Europa. E naturalmente questo è soltanto per aggiungere alla sua responsabilità o al suo peso nelle spalle, per facilitare il suo sogno,
E questo è vero, il mondo intero ha gli occhi fissati sull'Italia e naturalmente siamo tutti presti per aiutare, per spingere, per avere un grande successo. Grazie. Grazie. In aggiunta alle dichiarazioni c'è la disponibilità per qualche minuto a rispondere, se ve ne sono, a 2 o 3 domande, preferibilmente ovviamente sui temi delle dichiarazioni stesse. Buonasera, sono Enrica Agostini di Rai News 24. Presidente, volevo chiederle, lei ha idea che dopo le elezioni in Germania potrà forse avviarsi anche qualcosa di nuovo sull'allentamento del rigore europeo, che fino a quel momento potrebbe essere ancora molto molto stretto? Io penso che sia necessario che ci sia, accanto al mantenimento degli impegni, una forte politica che dia occasioni, opportunità di lavoro, di crescita, di coesione territoriale, e quindi ritengo che questa parte debba essere messa in campo subito e non è alternativa al tema del rigore, perché tenere i conti in ordine è la condizione per poi poter dare lavoro vero e sano. Quindi io spero che le cose di cui abbiamo parlato anche qui, questo piano e questi progetti per lottare contro la disoccupazione giovanile, possano essere messi in campo subito al Consiglio europeo di giugno, che non si debba aspettare oltre, e ritengo che questo potrebbe essere il segnale importante. Forse dobbiamo mettere da parte la discussione ideologica a livello europeo sul rigore, austerità, crescita. Dobbiamo fare delle cose concrete, in particolare progetti contro la disoccupazione giovanile sono le cose alle quali noi miriamo di più. Europa. In Italia ci sarà una nuova manovra per uscire dalla procedura di deficit eccessivo, che è uno degli obiettivi appunto da raggiungere in sede europea? Ma ovviamente non abbiamo parlato di questo con Angel Gurria, quindi su questo non ho nulla da aggiungere. Dico che non ho detto stamattina che non c'è tempo, non abbiamo tempo, ed è una corsa contro il tempo, perché è così. Perché noi abbiamo dietro le spalle alcuni mesi nei quali l'Italia si è avvitata dentro una discussione tutta italo-italiana, tutta politico-istituzionale, una discussione dalla quale oggi siamo usciti improvvisamente e quindi dobbiamo recuperare il tempo perduto. Il motivo per il quale ho corso in 36 ore cercando di incontrare il maggior numero di persone, cercando di presentarmi ovviamente, di raccontare quello che è successo nelle istituzioni italiane in questi giorni e cercando di dire quali sono gli obiettivi principali, cercando di capire anche io quali sono i margini di manovra e quali sono le possibilità per operare e lavorare. Ne ho tratto questa indicazione, che ho ripetuto anche in questa conferenza stampa, legata soprattutto a questo mantra, lotta alla disoccupazione giovanile. Credo che sia un problema di merito e anche un problema di rapporto dell'Unione europea con i suoi cittadini. Se l'Europa riesce a farsi vedere attenta a ciò di cui si parla a cena nelle case di tutti i cittadini, di tutte le famiglie europee, che si trovino a vivere a Porto, che si trovino a vivere a Southampton, che vivano a Lecce, che vivano in tutte le nostre famiglie, si discute di questo, del fatto che è difficile trovare lavoro per i giovani. E quindi se l'Europa riesce a incrociare questa, che è la discussione oggi più forte che c'è, l'Europa torna ad essere popolare, torna a essere ben voluta. E questo è quello che oggi manca, un'Europa che invece è vista come molto lontana e vista anche per certi versi come matrigna. E Giada Zampano del Wall Street Journal. Volevo chiedere una domanda per entrambi, perché oggi Mr. Gurria ha sottolineato che la fiscal relaxation può essere molto rischiosa come risposta in questa fase. Il Presidente Letta nel corso del suo discorso programmatico alla Camera però ha indicato
due misure che sono sostanzialmente tagli di tasse come, diciamo, primi passi da fare, che sono quella riguardo la sospensione dell'IMU e il taglio dell'IVA. Ecco, questo lascia poco margine al governo da questo punto di vista, quindi si pensa di fare anche qualcosa di diverso? Cioè, si ha idea che c'è pochissimo margine da un punto di vista fiscale in questo senso? Si pensano anche a delle misure diverse e possibilmente misure correttive nei prossimi mesi? Questo lo vedrete nelle prossime settimane e lo decideremo insieme dentro la maggioranza. Abbiamo appena cominciato il nostro lavoro e ho indicato una direzione di marcia, che è quella del fatto che l'Italia ha una pressione fiscale assolutamente insostenibile a tutto tondo. Quindi dobbiamo trovare le forme, i modi, senza che ci sia nessun rilassamento nei conti pubblici, perché in prospettiva la pressione fiscale del nostro Paese scenda e consenta, appunto, in prospettiva e senza sfasciare i conti pubblici, di avere più dinamismo. Questo è l'obiettivo che tutti abbiamo e questo mi sembra essere il tema generale, che non riguarda tra l'altro soltanto l'Italia, ma parlando con Hollande ieri, la questione del cuneo fiscale, per esempio, è una questione che esiste tanto in Italia quanto in Francia, è altrettanto forte in Francia quanto in Italia. La nostra lotta per ridurre il cuneo fiscale e per abbassare le tasse sul lavoro in prospettiva, adesso ci concentreremo sul tema dei giovani, dell'occupazione per i giovani, ma è di gran lunga la grande questione che attanaglia non solo l'Italia ma anche il resto del continente. C'è una tendenza che è mondiale praticamente, senza dubito nell'OCSE. Prima cosa, ridurre il cuneo fiscale, questo è il tax wedge sopra il lavoro. Perché? Perché la domanda è come ridurre il costo della creazione di un posto di lavoro di più. Così come aggiungere all'appetito degli imprenditori di creare nuovi posti di lavoro adesso. E con il problema che abbiamo con tutta la disoccupazione giovanile particolarmente. Adesso, questa è una preoccupazione che è di tutti, senza eccezione praticamente. Adesso, ridurre le tasse e lavoro. Dopo si parla di ridurre le tasse sopra le imprese. Perché? Perché così è una maniera di invitare più di investimenti, creazione di lavoro, anche posti di lavoro. Ma naturalmente, quando uno ha fabbisogno così grande, una questione fiscale così, con una costrizione tale, si bisogna avere un po' più di soldi. E come compensare quello che si perderebbe per la riduzione delle tasse sul lavoro e le imprese? Ma tre cose che si fanno oggi. Una è con la consumazione, l'IVA, il VAT. E questo varia, ci sono paesi che hanno il 25%, ci sono paesi che hanno il 19%, ma la media è vicino del 20-21%. Dopo c'è una seconda cosa, che è la proprietà immobiliare, le case, gli edifici, gli appartamenti, la terra. Ma là uno dei problemi è che la valutazione deve essere di oggi, la valutazione, la base per fare deve essere una valutazione commerciale, una valutazione realista, una valutazione trasparente, e per fare una distribuzione migliore dello sforzo. E terza, imposti verdi sopra le emissioni di CO2. Queste tre possono compensare i soldi che non vanno, che si fa la riduzione per il lavoro e per le imprese, no? Perché si bisogna rinforzare la posizione fiscale, ma allo stesso tempo, come ha detto il Presidente, cercare formule che spingono la crescita allo stesso tempo che si rinforza la posizione fiscale. Non è una questione, è un falso dibattito un po' di dire
austerità contro crescita, no, è una questione di combinazione di formule che e anche si aggiustano nel tempo, non è sempre la stessa, perché le circostanze cambiano. Per esempio l'Italia aveva un piano, e dopo la crescita di tutti i paesi europei, di tutti gli altri paesi con i quali l'Italia ha un commercio attivo, perché l'Italia è un grande esportatore, non c'è crescita, o la crescita è molto più modesta che come previsto originalmente, ma naturalmente si devono fare aggiusti al piano d'aggiustamento. Io ho detto nel mattino che i migliori piani di aggiustamento sono quelli che hanno aggiustamenti e bisogna farlo. Grazie. Allora, grazie a tutti, buon lavoro. Grazie.